Ciao Kira, ciao. Allora Emanuela, mostriamo i lavoretti del riciclaggio. Li mostro io. Mostrali, allora, tu. Cosa abbiamo creato? Era una bottiglia. Ecco. L'abbiamo tagliata da così, poi abbiamo messo dei... Vabbè, gli abbiamo tagliato la parte superiore. Abbiamo messo il cartoncino giallo qui intorno. Abbiamo fatto questo sole e l'abbiamo attaccato qui. Kira non è inclusa nel riciclaggio. Allora, in pratica, per fare il vaso... E poi qui c'è sempre il cartoncino. Eh sì, l'abbiamo tagliato nell'altezza giusta, dove c'è questa piccola incavatura. Poi vi faccio vedere ancora. Kira, stai ferma. Qui c'è una coccinella che l'abbiamo fatta con il capo di una bottiglia e lo smalto rosso. Abbiamo preso un pennarello, abbiamo punzecchiato i puntini, abbiamo fatto la faccia ed eccola qui. Ok. Poi... Ah, e poi vi faccio vedere anche i fiori. Kira! Kira, Monella. Allora, praticamente abbiamo preso un tappo, l'abbiamo dipinto, abbiamo fatto i punti. Sì, poi all'interno abbiamo messo un po' di sabbia. Dove stavano delle palline, ma tanto in fondo. Perché abbiamo messo della sabbia? Perché Emanuela, siccome domani deve portarlo a scuola, evitiamo di fare brutti incidenti. Se c'è un po' di vento, almeno la bottiglia, il vaso, rimane in piedi. Non avevamo qualcosa per fare il... E sì, abbiamo riciclato dei vecchi bastoncini di fiori che avevo conservato, i fiori finti. Abbiamo conservato questa sticina, abbiamo preso la carta, siccome mamma conserva sempre tutto, abbiamo preso la carta, abbiamo fatto dei fiori, ce li abbiamo attaccati vicino. Poi per fare questa borsa, che bello, abbiamo fatto anche un accessorio per fare questa borsa che abbiamo fatto. Emanuela, allora, mettiti da questo lato, abbiamo vieni. abbiamo preso una scatola di... un attimo. Abbiamo preso una scatola che avevamo, l'abbiamo rivestita con la carta gialla. Non fare più niente, non arrivo. Guardate che carina la coccinella. E poi c'è il sole, guardate che carino. Abbiamo simboleggiato, diciamo, la primavera, la nostra stagione di adesso. Abbiamo preso il cartone di questo, di questo gioco. Eh sì, cosa dovevamo farcene se no? Abbiamo preso il cartone e l'abbiamo rivestito. Guardate. Sì, questo è un videogioco, ragazzi, dove ci sono più di 1000 giochi vecchi, però che sono divertenti, è vero? C'è anche Super Mario. C'è anche Super Mario. Dai, tu trovalo nel frattempo, così lo facciamo vedere ai nostri amici. Io parlo della borsetta. Sì, ok. Allora, questa borsetta l'abbiamo fatta. Ma tanto all'inizio il gioco di Super Mario. Io non ci so nemmeno giocare. Allora, praticamente abbiamo detto che è un cartone, l'abbiamo rivestito con la carta gialla, abbiamo fatto dei fiori, li abbiamo ritagliati, dipinti e ritagliati, poi ci abbiamo messo un nastro, vedete? A mo' di borsetta. Questo è un progetto per la scuola di domani, dove porteranno dei lavoretti con prodotti, con, diciamo, riciclati, con il riciclo, perché non si butta via niente. Però comunque, se notate, wow Kira, se notate, è carinissimo fare un vaso da mettere in cameretta con tutte delle cose riciclate. Cioè, perché andare a comprare? Guardate che carino, è tutto colorato e anche molto divertente. Mamma, ma perché quando l'abbiamo aperto non abbiamo fatto un video? E vedere Super Mario? Allora, qui inizia. Così facciamo vedere anche il vestitino di Natalie che abbiamo creato. Io non so giocare molto bene. È piccolino, ragazzi, però è carinissimo. Ora vi facciamo vedere quello di Natalie, perché anche Natalie ha fatto il suo lavoro. Aspettate che lo prendo. Kira, prendi il giochino. Prendi il giochino. Sapete come ho dovuto rinchiudere la pallina di Kira? Con un calzino. E lei si diverte. Sapete perché? Perché il calzino ciondola così. E lei corre a destra e a sinistra con questo calzino. Balla a prendere Kira. Posso dire una cosa? Guardate sul divano cosa ha combinato. Allora, per quel gioco faremo un video a parte, che ma mi sì. Faremo vedere alcuni giochi. Attenzione, sennò poi Kira mi prende il vestito. Vi dico solo che ne stanno più di 1000. Va bene, facci vedere il vestito di Natalie, fatto con il riciclaggio. Ta-da! Guardate, allora, che bello. Abbiamo preso questo vestito bianco, poi abbiamo fatto questi fiorellini. Allora, noi abbiamo con Natalie simboleggiato l'estate. Aspetta, no, non lo mettere perché va Kira. Quindi abbiamo ricoperto abbiamo ricoperto la parte inferiore con della carta azzurra, abbiamo fatto il disegno delle onde. Qui abbiamo attaccato, la vedi? Conchiglia, la conchiglia, la stella, un fiorellino che la potrebbe stella,
carina. Potrebbe simboleggiare anche il sole. Un altro fiore di qua e dietro, mentre è normale così. Abbiamo fatto qualche schizzo azzurro, vabbè, non era asciutto per bene la vernice. Allora, mentre anche Natalie ha quella borsetta, e ora ve la facciamo vedere. Mentre questa è la borsetta di Natalie, che simboleggia appunto l'estate. Ti piace, Kira? Anche lei ha la cordicina col nastrino, le nuvolette, ha la carta azzurra con le nuvolette e il sole. Guarda che bello. Ti piace, Amy? Sì. Attenzione che poi non cecate qualcuno con questi pungiglioni di sole. Pungono. Faremo. Frac. No, faremo un video con quei videogiochi che vi ho fatto vedere prima. Va bene. Va bene, allora noi vi salutiamo. Vi mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio. Ciao Kira, mi raccomando, ciao! Iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ciao. Ciao.